Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il nuovo ufficio e con il nuovo incarico di presidente della partecipata numero 1 di Verona, la GSM, che Michele Croce è costretto ad affrontare questioni burocratiche e legali che potrebbero creargli più di un grattacapo. A rincarare la dose sulla presunta incompatibilità del suo ruolo, sollevata in prima battuta dal consigliere tosiano Alberto Bozza, è Roberto Bussinello, leader di Casa Pound Verona, che ricorda come Croce, il 27 giugno scorso, sia stato proclamato consigliere comunale, pur essendosi dimesso poco dopo. In base al decreto legislativo 39 dell'8 aprile 2013 non si possono assumere incarichi nei CDA delle partecipate nei due anni successivi alla nomina. Sì, sì, diciamo, è una incompatibilità che viene prevista dalla legge, a mio modo di vedere anche oggettiva come incompatibilità. Pronta la replica questa mattina di Croce per mezzo di una lettera in cui il presidente di AGSM dichiara: da buon avvocato quale sei, Roberto, citi norme e sentenze, ma hai omesso un particolare essenziale. La legge è infatti chiara nell'escludere l'incompatibilità nei casi in cui al presidente non siano conferite deleghe gestionali dirette. Ma secondo me questo caso non è rivolto al presidente della AGSM, il quale svolge delle funzioni invece ben importanti e significative. Per Bussinello rimangono i presupposti per chiedere le dimissioni di Croce. Sì, assolutamente sì, chiedendo anche in ogni caso che intervenga l'assessore alla trasparenza e alla legalità perché imponga le dimissioni. Se non abbiamo risposta entro i primi giorni della settimana prossima, ci attiveremo per ottenere una risposta legale dagli organi che sono in atto.